Ciao a tutti da Cibo e Fantasia. Oggi vi vorremmo proporre un tipico piatto marocchino, il cosiddetto hasher marocchino, o meglio dire la zuppa d'orzo. Vi auguro una buona visione. Gli ingredienti che ci servono sono questi: cipolla grattugiata, come vedete qui, l'ingrediente principale semolino d'orzo, lenticchie, timo, fieno di greco e semi di crescione. Poi ci serve l'olio extravergine d'oliva, un pizzico, o meglio un cucchiaino di sale, zenzero, pepe nero, infine un po' di latte, o meglio un bicchiere, e con il colino andremo a filtrare il tutto. Tutti questi ingredienti dovranno andare all'interno di una pentola dove metteremo il tutto. Adesso partiamo con la preparazione, restate con noi. L'acqua bolle sempre a fuoco moderato e adesso mettiamo la cipolla grattugiata, come vedete qui. Adesso aggiungiamo un cucchiaino di sale, un pizzico, come vedete qui, di pepe nero. La stessa cosa vale per lo zenzero, sempre un pizzico di zenzero, come vedete qui. Lenticchie, e adesso contemporaneamente andiamo a filtrare il timo, il fieno greco e i semi di crescione che andremo ad aggiungere adesso all'interno della pentola, come vedete qui. Adesso il timo, e adesso andremo ad aggiungere all'incirca un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva e lasciamo cuocere il tutto per circa, mescoliamo e lasciamo cuocere il tutto per circa 10 minuti. Restate con noi. Passati 10 minuti, adesso andremo ad aggiungere l'ingrediente principale, il cosiddetto semolino d'orzo. Adesso diamo una piccola mescolata e lasciamo che il tutto si amalgami insieme. Lasciamo il coperchio semi chiuso, mettiamo, o meglio semi aperto diciamo, e aspettiamo che il tutto si cuocia e lasciamo il tutto per circa 20 minuti. Passati 20 minuti, adesso per chi vuole può aggiungere un bicchiere di latte oppure un filo d'olio. Noi andremo ad aggiungere all'incirca un bicchiere di latte e lasciamo cuocere per altri 2 minuti circa e poi sarà pronto per essere servito. Passati 2 minuti, adesso la zuppa d'orzo è pronta per essere servita. E voilà, questa è la nostra buonissima zuppa tipica marocchina. Di solito insieme alla zucca può essere accompagnata principalmente con datteri oppure con un altro dolce tipico marocchino, shebekia. Se vi è piaciuta la ricetta e il video, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate i vostri commenti
E da cibo e fantasia è tutto. Ci vediamo prossimamente. Grazie e arrivederci.